Buon salve a tutti quanti, questo è DualTube Channel e oggi apriremo questi due. Ho accumulato un po' di buono in un negozio dove giocavo e ho deciso di utilizzarlo per comprare dei mazzi da evento. I mazzi da evento sono dei mazzi particolari da 60 carte più 15 di side che vengono fuori a coppie dopo l'uscita di ogni espansione. Sono bei mazzi perché dentro contengono molte più rare rispetto agli intro pack. Ad esempio qui, se non sbaglio, ce ne sono 7 in ognuno dei due. E sono rare con i controcoglioni. Ma per ogni cosa bella ce n'è anche una discreta, diciamo, ed è la seguente. Dopo ogni espansione escono fuori 2 intro pack. Uno, ad esempio questo, che ho scelto non a caso, è bello. L'altro fa cagare. Non me ne vogliono i cultisti di Rakdos, ma in confronto a quello che c'era dentro a quell'altro mazzo, di utilizzabile se non sbaglio c'era un Vexing Devil, forse un Rider. Questo è decisamente molto meglio, perché tra le tante cose contiene una copia di Trugdusk. Carta che ha indubbiamente il suo valore, ma fortunatamente, grazie a questi mazzi, è facilmente reperibile. Battitore di Ulvenwald. Ne ho già 2-3, ma sapete cosa? Non mi interessa. È una carta molto buona, perché tappandosi e tappando un mana incolore e un mana verde, permette a 2 creature di lottare. Ovviamente una che si controlla e una che non si controlla. Insomma, una rimozione con le gambe. Ciao testa strisciante. Avete mai provato a giocarla nello zombie verde nero? A mancia carogne è 0, insomma da un segnalino +1/+1 gratis, basta mandarsela al cimitero. Come un'accia con legame vitale. Ricorda un po' l'anziano della tribù Sakura, solo che devi pagare un mana e sacrificarlo. Però scomba con Morboso. Maga della Gilda di Corotta. Maga con Soulbound. Vampiro Falco Notturno. Si spiega da sé, direi. 3-3 rapido, a costo 3, con mangia carogne 5. Praticamente questo mazzo, sprovvisto di sciamani e di lotlet troll, è la base per lo zombie verde-nero. Ciao! Uncommon con Soulbound. Onestamente, diciamocelo, questa carta qui non se la incula nessuno. E non capisco perché, con 4 mana hai un 5-5 e una volta al cimitero, con 6 mana, dai 5 segnalini +1/+1 a una creatura. Soulbound che dà +4, quindi lui diventa un 8-8 semplicissimo. La terra forse più scrausa di tutte. Ha una sua minima giocabilità con gli immortali. E tra l'altro, ora che c'è il mago della gilda di Zamek, si potrebbe tirare su qualcosa di interessante sopra. Nero, verde e blu. Per il maghetto quello lì, appunto. Noi sacrifichiamo un immortale per pescare, anche se costa parecchio. L'immortale ritorna con un segnalino. Con il mago della gilda di Zamek togliamo il segnalino e peschiamo di nuovo. E questo è il side. Rinascita ignobile. Non è proprio da buttare perché rimuove da un cimitero e fa una pedina. Mai vista giocata però. Altra Duras. Geist. Quelli di cui vi parlavo prima.
Questa qui mi piace. Se avete visto il mio video sul mazzo Melma, sapete che anche questa ha un suo perché. Distrugge un permanente non creatura bersaglio, quindi anche le terre. E per finire, mucca. Beh, ci aspettavamo già tanto dai Boros, però devo dire che la Wizard, secondo me, ha un po' esagerato con questa gilda. Le carte più cazzute di questa espansione sono Boros, come se le altre quattro gilde non esistessero. Talismani, Aurelia e Censore Boros. L'altro mazzo, perché questo è di Ruzione, mentre quelli di prima erano di Ravnica, era Simic, solo che in realtà non era Simic, perché dentro c'erano anche carte Gruul. Capite quando vi dico che uno è fatto bene e gli altri sono fatti male? Quello era fatto veramente male, però anche in quello c'era un Thraxtask, che schifo non mi faceva. Ma ho preferito prendere quello nero-verde perché conteneva più carte che mi mancavano. E già cominciamo bene con un Elite Boros. Beh, E4, olè! Campione del popolo. Questa è una carta sbagliata. È un drop a 1 che può diventare immenso. E diventerà immenso perché il mazzo in cui lui va inserito ha preso e continua a prendere un fottio di supporti, mentre gli altri non si beccano un cazzo. Però ce l'ho. Altra roba che muore fa pedini. Ecco una carta interessante. Quando fa battaglione, una creatura non può bloccare. Picchiatore folgorante, soulbound per dare rapidità. Meglio perché i miei li avevo dati via. Talia, protettrice di Traben. È la versione della Wizard di Buffy, la cacciatrice di vampiri. E soprattutto è fottutamente forte. Attacco improvviso, le magie non creatura costano uno in colore in più per essere lanciate. Si gioca in un mazzo in cui, non solo in quel mazzo lì, ma ce la vedo bene in un mazzo con tipo 4 spari e tutto il resto creature e terre. La sua debolezza, diciamo, è che è una creatura leggendaria e quindi posso averne solo una in campo. Zelota della Cenere. 2-2 rapido con attacco improvviso. Una buona difesa contro i mazzi tipo zombie che lanciano carte dal cimitero o contro quelle che flashbackano, in quanto con la sua abilità infliggerà 3 danni a colui che flashbackerà o lancerà magie dal cimitero. Mago della Gilda. Mago della Gilda. Paladino del Fuoco Vero. Una carta molto bella perché ha cautela, costa 2 ed è un 2-2. Con 2 può diventare un 4-2. Con 2 comunque può diventare un 2-2 o un 4-2 in caso con attacco improvviso. Quindi butta giù tanta di quella roba che non avete idea. Bisogna volarci sopra. Paladino della Lama d'Argento. Famosa carta che sta spopolando nei mazzi umani, dove c'è anche il campione del popolo. Soulbound da doppio attacco. Figata, eh? Truppa scintilla. 6-1. Travolgere, legame vitale, rapidità. Alla fine della sottofase finale sacrifica le truppe scintilla. Se la leghiamo con lui, praticamente fa 12 danni in ogni caso di legame vitale. Altra terra che mi mancava, con questa sono arrivato a 4 e mi reputo soddisfatto. Con questa temo ad essere arrivato lo stesso a 4. È una carta carina perché l'abilità costa 3. L'abilità dà cautela e rapidità e più 2 più 0. Però onestamente non l'ho mai vista molto giocata. Talismani Boros. Il talismano più potente mai concepito, praticamente. E questo è il side. Elettroinganno. Con 1 fa un danno a una creatura. È una rimozione che va abbastanza bene perché toglie via tanta roba. Con sovraccarico fa un danno a tutte le creature. E può sembrare una cazzata, ma in realtà è molto utile.
sacerdote che spacca gli incantesimi quando entra in campo, anelli dell'oblio e colle retonanti. Questi erano gli errant deck belli di Ritorno a Ravnica e Irruzione. Per il labirinto del drago ci sarà un solo event deck che sarà dedicato a una delle gilde rimanenti. Probabilmente sarà sugli Izzet, ma se avete teorie al riguardo, mi raccomando, fatemele sapere nei commenti del video, mettete mi piace e iscrivetevi a tutte le mie pagine possibili e immaginabili. Se avete richieste, domande per altri video o varie ed eventuali, mi raccomando, fatemele sapere sulla mia pagina di Facebook o nei commenti del video, e possibilmente cerchiamo di tenere Magic coi video di Magic e Yu-Gi-Oh! Coi video di Yu-Gi-Oh!